Quando si entra nella cappella di San Brizio del Duomo di Orvieto si è colti da un'emozione intensa. Questa cappella ha una storia lunga e laboriosa, è stata nella lunga storia del Duomo di Orvieto che dura per più di 3 secoli a partire dal 1290. È stata costruita intorno alla metà del 400 e gli affreschi che noi vediamo hanno anch'essi una lunga storia. Si comincia infatti con Beato Angelico nel 1444 che dipinge 2 vele, una dei profeti e una col Cristo giudice lassù. Poi i lavori si interrompono, come spesso è accaduto nella storia del Duomo, e alla fine del 400 i committenti, la grande famiglia a quel punto un po' decaduta, ma sempre potente ad Orvieto, dei Monaldeschi, chiama Luca Signorelli, il cortonese Luca Signorelli, che aveva già dato prova di sé, grande prova di sé come artista di scene corali e di grande potenza espressiva. Luca Signorelli dipinge all'interno della cappella il Giudizio universale e se si entra si può seguire una vera e propria storia di grande potenza su queste pareti. Alle spalle il finimondo quando si entra, a sinistra la scena dell'Anticristo con tutta una serie di segni apocalittici che indicano anche un momento particolare nella storia, la fine del tempo, forse l'avvento di un tempo nuovo. Siamo alla fine del 400, Signorelli comincia a dipingere questi affreschi nel 1499, da quest'altra parte la resurrezione della carne e poi andando avanti nella seconda campata, da un lato l'inferno con le sue scene che sono entrate anche nell'iconografia tradizionale, conosciuta ovunque e dappertutto, e dall'altra parte il paradiso. Sopra le vele con profeti, dottori e sapienti. All'inizio del 500, in pochi anni, Signorelli conclude questa straordinaria messa in scena dell'aldilà. In un angolo, lì, si dipinge vestito di nero, accanto ad un personaggio misterioso che per lungo tempo si è pensato fosse Beato Angelico. Ma è improbabile che Luca Signorelli si sia fatto ritrarre accanto al predecessore. È piuttosto invece possibile che quel signore che guarda all'interno degli affreschi e non verso di noi sia Antonio Alberi, il camerlengo dell'Opera del Duomo, che proprio qua dietro, dietro questa parete, aveva una grande libreria che probabilmente ha ispirato il ciclo iconografico che Signorelli ha rappresentato. Molti sguardi si sono appuntati su queste scene, ne ricordo soltanto 2. Nel 1899 Sigmund Freud viene in questa cappella e gli rimane impresso il nome di Signorelli a tal punto che lo dimentica e su quella dimenticanza scrive il meccanismo della rimozione che poi sarà uno dei capisaldi dell'interpretazione dei sogni. Qualche anno dopo arriva qui Gabriele D'Annunzio e rimane folgorato da quella che lui chiama la tremenda ambascia. Potete venire per essere nuovamente e continuamente folgorati da queste immagini.